Ok, ogni aspirazione quindi gli dà un tratto. Questa cosa bene o male la sapevo, quindi amore cosa gli dà? Tratto bonus attraente. I sim attraenti hanno più successo negli idili di altri. Atletica. Ispirazione atletica, quindi tratto bonus metabolismo elevato. È più facile restare in forma e magari quando si ha un metabolismo elevato. Cibo. Tratto bonus essenza del sapore. I sim che possiedono l'esperienza del sapore preparano cibo e bevande di qualità superiore. Devianza. Tratto bonus ignobili. I sim ignobili eseguono interazioni perfide più potenti ed efficaci. Creatività. I sim riflessivi ricevono bonus di abilità migliori quando raggiungono l'aspirazione. Chi è veloce a imparare sviluppa tutte le abilità un po' più rapidamente, grazie al cazzo. I sim di casa vedranno crescere più velocemente le proprie relazioni familiari. I sim collezionisti possono trovare più spesso oggetti da raccogliere. I sim socievoli sviluppano più rapidamente relazioni amichevoli. I sim dalla sapienza affaristica guadagnano più denaro della norma durante la carriera. Ok, mettiamogli quindi. Boh. Conoscenza, va. Ah, posso scegliere quindi? Ah, quindi ogni aspirazione gli sceglie un tratto qualsiasi, quindi. Re della cucina, maestro della mixologia. Mago di computer, dai. Quindi, allora, quindi ogni aspirazione gli dà una particolare aspirazione, una qualsiasi. Ah, buono. Allora, vediamo i tratti disponibili. Allora, emozionale. Allegro. Tendono ad essere più felici degli altri sim. Questi tendono ad essere energici, dare la carica agli altri sim e turbarsi se non fanno esercizio per qualche tempo. Tendono ad essere giocosi. Tendono ad essere tristi, possono sospirare con altri sim e quando sono tristi la creatività aumenta. Tendono ad essere concentrati, possono condividere idee con altri sim e possono turbarsi se non hanno migliorato le proprie abilità mentali per qualche tempo. Aia. Questi sim tendono ad essere ispirati, possono condividere idee creative con altri sim e turbarsi se non sono creativi per un certo periodo. Se non sono disponibili al flirt, possono diventare tristi se non hanno interazioni sociali e romantiche. Tendono ad essere fiduciosi, tendono ad essere furenti e diventano furenti quando sono vittime della malizia. Hobby. Amante dell'arte, questi sim ricevono tratti murali potenti guardando opere d'arte e possono ammirare l'arte e discutere con i modi unici. Amante della musica, ricevono tratti murali potenti e aumentano il loro livello di divertimento quando ascoltano musica e diventano felici quando suonano gli strumenti. Buon gustaio, diventano felici e si divertono quando mangiano cibo buono, sentono a disagio quando mangiano cibo cattivo e possono guardare trasmissioni di cucina per ricavare idee. Questo è un topo da biblioteca, vabbè. Possono essere stati umori potenti guardando i libri. Leggendo fantascienza o videogiocando. Diventare tesi se non hanno giocato molto. Abile a trovare oggetti da raccogliere. Discutere la roba da smanettone. Ok, gli mettiamo questo. Figo. Oh, yeah. Impiegano più tempo a costruire oggetti. Qualità superiore. Sì, come perfezionista era in The Sims 3. Qua ce ne sono un bel. Non ve ne so, leggevi tutti i dev. Li leggo giusto velocemente. Allora, snob, uno si crede chissà chi. Shatto non si pulisce, materialista vuole i soldi, uno è molto ordinato, non c'ha voglia di fare niente, si comporta da bimbo, fa ridere perché è goffo, mangia di tutto, ama l'aria aperta, è molto ambizioso ed è stupido, stupido semplicemente. Ok, io posso mettere, non lo so, vediamo un po' sociale. Ah, ama la famiglia, molto amico con gli altri, è buono. È malvagio, quindi ha relativi stati morali. Evasivo. Ah, non vuole avere più di un lavoro. O queste cose qua. Odia i bambini. È perfido ed è solitario. Allora, per il mio sim ne metto uno. Vediamo un po'. Allora, smanettone gliel'ho già messo. Da stile di vita posso scegliere. Vediamo un po'. Pigro cosa fa? Quando guardano TV o usano mobili confortevoli si affaticano più velocemente e diventano tesi quando eseguono lavoretti per unità familiare. Ordinato, materialista. Snob, goffo, ghiottone. Forse posso scegliere sociale. Diventano felici, vicini ai sim, con stati morali positivi, possono dare beneficenza. Quando sono tristi, interagiscono con sim malvagi e possono discutere la pace nel mondo. Ok, mettiamogli buono. E gli mettiamo. Non lo so. Buffo. Oh, Dai, ci sta. problem. Ok.
Poi da qui possiamo aggiungere un sim nuovo. Possiamo gioco con la genetica. Gioco con la genetica, cosa fa? Crea Skimbo Unabla. per lui un fratello o una sorella. Genera a caso una femmina. Allora, una sorella, come uscirebbe? Così? Una gemella. Una sorella. Vabbè, gli lasciamo questa, dai. Ok. Però se io voglio... voglio mettere tipo in relazione i due, tipo che sono sposati, per esempio, no? Allora, vediamo... Per le donne non guardo niente, voglio vedere soltanto un po' di cose. Allora, il tipo di voce. You fit to me! And I'm prep kid op. Pomeray quas. Combi Modifi by ecco, modifica Isharel. relazioni, eccolo qua. Marito. Cioè, è semplice questa roba qui, praticamente. Fatto. Gli diamo un nome, la chiamiamo Maria. Allora, questo lo facciamo veloce veloce. Facciamo famiglia. Progenie di successo, dai. Allora, lei la facciamo. Non lo so, vediamo un po'. Ordinata. Poi la facciamo. Occhio. La facciamo. Non lo so. Amante della famiglia, dai. Poi Charlene. non lo so, vediamo un po'. Poi mettiamo. Amante della musica, dai. Giusto per provare. Ok. Allora, listino di camminata. Vediamo un po'. Camminata femminile, camminata da duro, camminata goffa, indolente, saltellante. Vabbè, ovviamente femminile. Allora, vediamo un attimo i capelli femminili. Quali sono? Allora, i lunghi sono molti di più, ovviamente. I corti sono di questo tipo. Però è interessante la cosa di come creare i nuovi sim, eh. Mi piace molto. Allora, gli mettiamo questa, dai. Ok, vediamo un attimo i vestiti. Ah, vediamo come. Vediamo un po' come modifica il seno di qui. Cioè. Non per fare malizioso, ma. Per la Madonna. Incredibile. Lasciamogliela così, dai. Non facciamo troppi pervertiti. Vediamo un po' di vestiti che ci sono. Giusto, veloci, veloci, eh. Allora, parti superiori. Mettiamo questo. Parte inferiore. Mettiamo questo, dai. Lo mettiamo un po' a caso, perché non ci voglio di stare lì a perdere tempo. Formali, va più che bene, dai. Va più che bene, va più che bene, va più che bene, dai. Allora, qui posso farla grassa o magra. Qua posso farla non muscolosa o Whoa, molto Ben. muscolosa. Ok. Quindi, allora, se io voglio aggiungere un sim, vado di qui, posso crearlo da zero o giocare con la genetica. E posso Ah, creare Yamasani. a caso una sorella, una gemella. O un fratello, quello che è, insomma, riguardo ad ogni sim. Quindi genera a caso un gemello, uscirebbe qualcosa del genere, come il mio. Se faccio un fratello così a caso, uscirebbe una cosa del genere. Però, interessante come cosa, dai. Se invece uso lui, genera un fratello a caso. Dai, uno più Sparensky. Vediamo un po'. Ah, troppo brutto. Non male, però. Era interessante quello. Lasciamoli questo, dai. Ok. No, vabbè, dai, cancelliamolo questo sim. Volevo solo vedere come si creava un sim. Ok. Poi da qui salvo l'unità familiare. Posso mettere una descrizione. Ok. Quindi così salvo. Allora, qui posso scegliere la foto per ogni singolo sim, per la famiglia. Qua posso condividere l'unità familiare nella galleria. Posso condividerla e salvo l'unità familiare. Ok, l'unità familiare è stata salvata. Posso condividerla nella galleria. Condividiamola nella galleria.
Ok, vediamo i dettagli dell'oggetto. L'ho creato io, ho fatto qui e bla bla bla. Allora, inserisci l'unità familiare in crea un sim per modificarla di nuovo, magari. Ok, chiudi. Quindi vediamo un po' come è uscito. Apriamo la galleria. Ok, questo è quello che ho fatto io. Questi sono quelli di Maxis, questi sono i miei. Questa è la mia biblioteca, quello che ho fatto io. Ok. Questo è tutto quello che ha fatto la comunità fino ad adesso, praticamente, no? Quindi tutti, quelli che ha fatto Maxis, quelli che sto seguendo, ma io non sto seguendo nessuno. Vediamo un po'. Che certo che qua la gente si è sbizzarrita, eh. Tipo, guardate questi. Allucinante. Questo è russo, ovviamente. One True Love. Però, davvero molto figo questa cosa. Dovrò imparare ad utilizzare molto bene questo crea un sim. Perché, mamma mia, per quanto mi. Quanto è brutto questo! Perché, per quanto mi riguarda, non è proprio facilissimo utilizzarlo la prima volta, eh. Però sono sicuro che ce la posso fare. Qui. Ah, qua ci dà delle informazioni. Zitto tu. Si possono fare degli hashtag? Ah. Come funzionano gli hashtag? Tipo, se io voglio prendere questo, no? Ah. Quindi io da qui, quindi posso anche mettere delle hashtag, delle informazioni così, la gente se vuole cercare qualcosa la trova subito. Cazzo! Interessante, cioè è fighissima come cosa. Allora, qua possiamo vedere i giocatori che sono online e che stanno giocando. Le unità familiari che sono state create nella galleria. Le unità familiari che si trovano nella mia biblioteca e gli hashtag di tendenza. Qua ci sono delle notizie. Qua prendiamo altre informazioni. E basta. Allora, qui salvo sempre l'unità familiare. Qua apro la galleria e vedo tutto, come ho detto prima. Qua possibili notifiche. Qua inizio da zero. E qua salvo l'unità familiare. Ok. Beh, raga, che posso dire? Niente, questo. Ah! Si possono anche modificare la forma del culo. Ah, fantastico. Vabbè, raga, che dire? Questa era la demo di The Sims 4. Li crea un sim di The Sims 4. Non ho idea di quanto sia durato questo video. Probabilmente più di mezz'ora. Ci metterò una vita a caricarlo tutto. Scusate se non ho fatto chissà quali grandi cose. Ma ve l'ho detto, questa era la prima volta che aprivo questo crea un sim. Che dire? Prime impressioni davvero molto positive. Davvero molto leggero, posso assicurarvelo senza alcun tipo di problema. Questo gioco, almeno al momento qua, il Crown Sim è davvero molto ma molto leggero, molto rapido e è anche super intuitivo. Basta vedere, per esempio, voglio cambiargli i vestiti, clicco sul corpo e gli scelgo un vestito, qualsiasi parte del corpo. Anzi, se voglio essere più specifico, se clicco sul pantalone, posso scegliere il pantalone, se clicco sulla maglietta, posso scegliere una maglietta. Se clicco sulla testa, posso cambiargli i capelli, la barba e i baffi, scegliergli i capelli, i cappelli, scusi, i capelli direttamente da qui e non andando a scegliere un vestito. Gli accessori lo stesso, sono ognuno diviso per categoria, sia per la testa che per il corpo. Insomma, davvero un gioco fantastico, non vedo l'ora che esce. Vi ricordo che, se non lo sapete, il gioco uscirà il 4 settembre, dovrebbe uscire il 4 settembre se non ricordo male. E ovviamente appena uscirà non ci farò subito una serie, ma ci farò soltanto un video che sarà il secondo e ultimo episodio di questa pre-serie su The Sims 4, in cui vi farò vedere proprio le prime impressioni, le primissime impressioni e un primo gameplay subito così a impatto diretto. Quindi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e anche un commento. Se non vi è piaciuto pazienza, non posso piacere a tutti. Un saluto a tutti e... Amusvera!